Anche voi, se volete, potete fare qualche domanda a papà, eh? Papà, come stai? Cosa fai? Come passi le tue giornate? È vero che gli hai insegnato tu ad allacciarsi le scarpe? Nessuno si allaccia le scarpe come me le allaccio io. Che, come te le allacci? Se le allacci in modo ridicolo. Non ci credo che pure tu fai così. Io penso che me le allaccio come tutti gli altri. No. No? Facci vedere. Muovi, faccio vedere come mi allaccio le scarpe. Sì. Va bene. Allora, cominciamo intanto con la scarpa slacciata. Prendo questa. Prima cosa, stringo. Poi faccio due occhielli, come fanno tutti. Giro intorno. L'occhiello qua nel buco e tiro così. Visto? Niente di speciale. Tu le allacci così? Sì. Sì? Voglio imparare anch'io. Va bene. Dai, Sandra, facciamo vedere come si allacciano le scarpe, su. Ecco. Allora. Innanzitutto slacciamola tutti quanti insieme. Ecco. Guarda soprattutto Sandro che se la allaccia meglio di me. Ecco. Così. È un bel colpo, Sandro. Poi. Ma non essere uguale. Però è ridicolo allacciarsi l'accio così. Ridicolo. Quando me l'ha insegnato? Non credo di avertelo insegnato io, forse ho imparato da solo, guardandomi. Com'è stato? Bello, squallido, no, eccitante, me lo devi dire, me lo devi dire. Ma vuoi affrontare almeno una volta una cosa razionalmente, invece di queste scene ridicole? Vattene. O te ne vai tu, o me ne vado io. Vattene. Vattene. Ho il diritto di stare da sola, vattene. Vattene. Parlando di cinema italiano, Fellini scrisse la scena con Adriano Celentano in La Dolce Vita dopo aver letto un articolo sui fan del cantante che avevano bloccato il traffico davanti a un teatro di Milano. Pare che quando Fellini gli disse che avrebbe dovuto fare una scena ballando con Anita Ekberg, Celentano disse semplicemente "Urca". Ragazzi, se siete veri cinefili, questa maglietta fa per voi. In info box il link per acquistarla.